Buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente gli organizzatori per l'invito. L'obiettivo del mio intervento vuole essere quello di in qualche modo individuare e chiarire le problematiche. Non sono stato io. Non è la mia voce. L'obiettivo vuole essere quello appunto di chiarire ed evidenziare le problematiche che si connettono all'inclusione dello stress lavoro correlato nell'oggetto del documento di valutazione dei rischi. Sappiamo che il documento di valutazione dei rischi è un documento che il datore di lavoro ha l'obbligo di redigere, di elaborare, obbligo che deriva, che viene stabilito oggi dal decreto legislativo 81 del 2008, il testo unico salute e sicurezza, che va a sostituire il precedente 626 del 94. L'obiettivo del mio intervento vuole essere quello di chiarire che cosa si può intendere per stress lavoro correlato ai fini dell'applicazione dell'articolo 28 del testo unico, capire in che rapporto si pone tale nozione con quella di mobbing e capire se il mobbing è un rischio psicosociale che rientra nell'oggetto di valutazione dei rischi, appunto, ai sensi dell'articolo 28. Innanzitutto partiamo da una riflessione pregiuridica, in modo che poi per noi sarà più semplice capire la nozione legislativa, la nozione incardinata nell'articolo 28, in che rapporti si pone con tale contesto. Se noi andiamo a leggere i rapporti di ricerca dell'OSHA, che è l'organizzazione, l'Agenzia Europea per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, lo stress lavoro correlato viene individuato, viene definito come quell'esperienza necessaria per convertire l'impatto potenziale dei rischi psicosociali in un danno, in una lesione effettiva per la salute fisica, psicologica e o sociale del lavoratore. Mentre infatti i rischi di natura fisica hanno un percorso di impatto diretto, il rischio psicosociale, per poter ledere, per poter riuscire a raggiungere questa fase, la lesione effettiva della salute, deve necessariamente passare attraverso l'esperienza dello stress lavoro correlato. Sempre i rapporti OSHA, i rapporti di ricerca OSHA, individuano i diversi rischi psicosociali che stanno a monte dell'esperienza dello stress lavoro correlato. E a me interessa sottolineare come tra questi rischi psicosociali l'OSHA individui anche i cosiddetti rischi psicosociali emergenti, violenza, bullying, e all'interno di questa macro categoria l'OSHA individua anche il mobbing, le molestie, il bossing, tutte cioè quelle fattispecie di cui hanno parlato anche le persone che mi hanno preceduto. Questa nozione di stress lavoro correlato la possiamo tout court ammettere all'interno del contenuto, all'interno dell'articolo 28 del testo unico salute e sicurezza? Il ragionamento non è automatico. L'articolo 28, nel momento in cui individua l'oggetto della valutazione dei rischi, fa riferimento anche allo stress lavoro correlato, il quale viene individuato secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004. Un accordo europeo che è stato sottoscritto dai sindacati, dalle parti sociali a livello comunitario nel 2004, e accordo che viene preso come parametro di riferimento per la nozione di stress lavoro correlato. E questo accordo che cosa ci dice? Innanzitutto è un accordo che valorizza la dimensione collettiva dello stress lavoro correlato. In sede negoziale l'UNICE, che oggi si chiama Business Europe, che è l'organizzazione che rappresenta gli imprenditori a livello comunitario, voleva infatti che lo stress lavoro correlato fosse disciplinato come una fattispecie che riguardasse soltanto il singolo lavoratore e che quindi il datore di lavoro, per affrontare questa problematica, fornisse un'assistenza specifica al singolo lavoratore.
Non voleva cioè che il problema fosse ricollegato al tema della salute e sicurezza e dell'organizzazione dei processi di lavoro e voleva sostanzialmente ridurre la problematica a un semplice problema individuale. Semplice problema individuale che ritroviamo per esempio in alcune esperienze di alcune aziende francesi che in un articolo apparso sul quotidiano l'anno scorso, appunto, in questo articolo si precisava infatti che tali aziende forniscono dei buoni, per esempio dei buoni psicologo per il dipendente, quindi si paga lo psicologo, lo psicoterapeuta per il singolo dipendente, quindi il problema viene ridotto a un problema del singolo, accantonato, senza che vi sia una riflessione e un'analisi di quella che è l'organizzazione collettiva dei processi di lavoro. Ecco, questa dimensione meramente individuale viene scartata a favore invece di una dimensione collettiva di benessere organizzativo della nazione. Ma ciò che a noi interessa è che l'accordo europeo del 2004 esclude dal proprio ambito di applicazione e quindi dal proprio oggetto la violenza, le molestie e lo stress post-traumatico, demandandone la disciplina ad un altro accordo che è stato poi sottoscritto nel 2007. Per cui la nozione di stress lavoro correlato presente all'interno di questo accordo, nozione che l'articolo 28 del testo unico fa propria, esclude dal proprio ambito il mobbing. Quindi la domanda che ci si può porre è questa: il mobbing è un rischio psicosociale che obbligatoriamente, ex articolo 28, il datore di lavoro deve valutare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi? Vi era stata, tra i primi commentatori del testo unico, vi era stato un orientamento che valorizzava l'elaborazione della norma. All'inizio non si parlava di stress lavoro correlato, ma di rischi psicosociali. Poi si è passati a si è cambiata la formula e anziché parlare di rischi psicosociali si è parlato di stress lavoro correlato. Questi primi commentatori quindi dicevano: lo stress lavoro correlato ha una funzione assorbente nei confronti della categoria dei rischi psicosociali, per cui ne completa questa categoria e se l'accordo europeo esclude il mobbing non fa parte dell'oggetto della valutazione dei rischi. Tuttavia questo orientamento può ritenersi oggi superato. Per quale motivo? Se noi ritorniamo all'articolo 28, leggiamo che l'obbligo del datore di lavoro è quello di valutare tutti i rischi e l'elencazione che viene fatta a seguito di questo obbligo non è un'elencazione tassativa, ma è un'elencazione meramente esemplificativa. Per cui lo stress lavoro correlato non esaurisce, non può esaurire, se si analizza e si interpreta la norma, l'ambito dei rischi psicosociali. A maggior ragione se si considera che il testo unico adotta una nozione di salute estremamente estesa. Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o di infermità. È una nozione talmente estesa che uno non si trovava nel precedente decreto legislativo 626, ma non si trova nemmeno nella direttiva comunitaria che il testo unico recepisce. Addirittura è una nozione che ritroviamo nella Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, adottata nel 1946. Ora, se il testo unico adotta un concetto così esteso di salute, il perimetro all'interno del quale dovranno essere identificati questi rischi, tutti i rischi che il datore di lavoro ha l'obbligo di valutare, sarà estremamente ampio e di certo conterrà tra i rischi psicosociali non soltanto lo stress lavoro correlato, ma anche il mobbing. Un'ulteriore riflessione. L'accordo europeo del 2004 che disciplina lo stress lavoro correlato è stato recepito nel nostro ordinamento da un accordo interconfederale del 2008. Questo accordo vincola le imprese che aderiscono alle organizzazioni firmatarie. Per queste imprese vi è l'obbligo quindi di dare applicazione a questo accordo
E all'interno di questo accordo si prevede che il datore di lavoro abbia appunto l'obbligo di prevenire lo stress lavoro correlato tra la strumentazione a disposizione, non obbligatoria ma facoltativa, e anche l'utilizzo del documento di valutazione dei rischi. Lo stesso accordo prevede che la gestione, la prevenzione dello stress lavoro correlato debba avvenire nel confronto e con la consultazione delle rappresentanze sindacali. Questo ha fatto sì che l'anno scorso, a febbraio, alcune sperimentazioni avviate dalle aziende, quando ancora, ma ne parleremo fra poco, quando ancora appunto non vi era l'obbligo di valutare lo stress lavoro correlato a senso dell'articolo 28, alcune aziende avevano avviato alcune sperimentazioni distribuendo questionari ai dipendenti e avevano incontrato la censura dei sindacati, in particolare della CGIL, la quale appunto richiamava il contenuto dell'accordo europeo che prevedeva il necessario e previo confronto con le organizzazioni sindacali. Questo profilo, cioè l'impatto che ha la valutazione dello stress lavoro correlato sulle relazioni sindacali, verrebbe in qualche modo risolto a monte se la commissione consultiva permanente, come è previsto, stabilisse le indicazioni metodologiche per la valutazione dello stress lavoro correlato. Perché? Perché la commissione consultiva permanente ha una composizione tripartita all'interno della quale vi è anche la presenza di entrambi i fronti sindacali. Ma vi è oggi l'obbligo di valutare, al di là dell'applicazione dell'accordo interconfederale, l'obbligo ex articolo 28 di valutare lo stress lavoro correlato e di includerlo nell'oggetto di valutazione dei rischi? L'obbligo inizialmente è stato prorogato, l'entrata in vigore dell'obbligo, inizialmente al 1 gennaio 2009, poi al 16 maggio 2009, poi il decreto correttivo ha definitivamente sospeso questo obbligo, affermando che l'obbligo entrerà in vigore quando saranno presentate e elaborate le indicazioni sul punto metodologiche da parte della Commissione Consultiva Permanente, indicazioni che ad oggi non sono ancora state presentate. Se l'inerzia istituzionale si protrarrà fino ad agosto, il 1 agosto 2010 l'obbligo di valutare lo stress lavoro correlato entrerà appunto in vigore per tutte le aziende e ovviamente mancheranno a quel punto però delle indicazioni a livello nazionale sulla metodologia. Sul punto stanno ovviamente, nell'inerzia istituzionale della Commissione, stanno intervenendo le regioni, sta intervenendo l'ISPESL con delle proposte metodologiche a livello nazionale. Certo è che la questione, sì, il tempo si sta accorciando e il 1 agosto 2010 l'obbligo entrerà in vigore. Un ultimo appunto. Abbiamo detto che il mobbing, la violenza, le molestie, rientrano nell'oggetto dell'accordo europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro sottoscritto il 26 aprile 2007. Questo accordo è stato implementato in Italia. Se noi andiamo a leggere il report presentato dalle parti sociali a livello comunitario sull'andamento dell'implementazione, l'obbligo di implementarlo scade il 26 aprile 2010, quindi è prossimo, viene individuata come modalità italiana di applicazione la contrattazione collettiva nel pubblico impiego e in particolare tutta quella che è la disciplina che i contratti collettivi di comparto hanno predisposto per quanto riguarda ciò di cui abbiamo parlato oggi: codici di condotta, comitati di pari opportunità, comitati antimobbing. E sicuramente su questo profilo ora si inserisce il collegato lavoro che il 3 marzo è stato appunto approvato in via definitiva al Senato e che prevede il Comitato Unico di Garanzia, questa volta a livello legislativo, come comitato che integra e assorbe al proprio interno Comitato Pari Opportunità e Comitato Antimobbing. Questa volta valorizzando peraltro in modo più specifico e in modo più attento la competenza relativa al benessere organizzativo di questo organo all'interno delle pubbliche amministrazioni. Un ultimo accenno. Tra i rischi particolari
che sono elencati, come abbiamo detto, in via meramente esemplificativa all'interno dell'articolo 28, vi è anche il genere, l'età, la provenienza da altri paesi e la precarietà di alcune tipologie contrattuali. Quest'ultimo rischio particolare è stato integrato e inserito da parte del decreto correttivo lo scorso agosto. All'interno del testo unico troviamo dei riferimenti alle differenze di genere e ai lavoratori immigrati, soprattutto per quanto riguarda la formazione e l'informazione dei lavoratori, che deve tener conto della conoscenza della lingua e della loro origine etnica, appunto. Ora, come abbiamo già evidenziato prima, l'indicazione di questi rischi particolari in realtà è meramente esemplificativa. Ciò che preme sottolineare è che l'obbligo del datore di lavoro ex articolo 28 è quello di valutare tutti i rischi fisici, tutti i rischi psicosociali, compreso lo stress lavoro correlato. Se ai sensi dell'articolo 28 lo stress lavoro correlato, richiamando l'accordo europeo, non comprende il mobbing ciò non di meno fa parte dell'oggetto, perché rientra comunque nell'obbligo generale. Vi ringrazio.